Ventesima edizione del Libro Possibile. Questo festival dedicato alla cultura e alla letteratura giunge per la prima volta a Vieste. Ci troviamo a Piazza Marina Piccola, dove abbiamo incontrato numerosissimi ospiti. Si è aperta ieri sera 22 luglio l'edizione viestana del Libro Possibile, che ha visto ospiti Piero Pelù, Francesco Costa, Giovanna Pancheri, Alessio Giannone e Vittorio Sgarbi. È stata dunque inaugurata in Piazza Marina Piccola una pagina della storia ventennale del Festival della Letteratura, dell'Attualità, della Musica e della Scienza. Qui a Vieste abbiamo il sold out già da giorni, non si trova più un posto neanche a volerlo pagarlo oro. Questo perché naturalmente è stato fatto un lavoro nei mesi scorsi di comunicazione di questi eventi, che sono degli eventi importantissimi, eventi culturali, quindi non solo i concerti così spot, no, che si possono programmare per l'estate. E questo perché sin dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo ritenuto che la cultura potesse essere la chiave di volta e quindi potesse essere quell'idea che poteva trasformare Vieste da semplice meta balneare in una meta proprio culturale. Questo lo vediamo da settimane nella rassegna stampa nazionale ed internazionale. Diretto da Rossella Santoro e presieduto da Gianluca L'Oliva, l'evento ha fatto tappa nella Perla del Gargano, abbellita dalle suggestive luminarie pugliesi. Annessi e connessi, in questo libro parli dei social. I social quanto hanno cambiato la nostra quotidianità? È tantissimo, perché si sono formate coppie, si sono lasciate coppie, si sono sfasciate famiglie, si sono formate famiglie, uno vede i fatti degli altri. L'ha cambiato tantissimo, perché prima, diciamo, quello che potevamo vedere degli altri era nel nostro circondario, invece adesso abbiamo uno sguardo sul mondo, ha alimentato un'ignoranza anche. Come vanno utilizzati i social? Con intelligenza? Con distacco, più che... sì, sicuramente con intelligenza, ma con distacco. Cioè, nel senso, non mettete i fatti vostri, cioè, state là, vedete, capite. Cioè, ci sono i pro. Però, se poi ci credete a quel mezzo, secondo me vi mangia. Quanto di Caravaggio c'è nella nostra bella Puglia? Poco. Nel senso che la Puglia è una delle regioni in cui non abbiamo opere di Caravaggio, però abbiamo in compenso dei caravaggeschi, in particolare uno che si chiama Paolo Finoglia, che è un ottimo pittore, che ha visto Caravaggio e lo ha amato, e le cui opere sono a Conversano, in una bellissima chiesa con gli stucchi, in cui c'è anche un dipinto di un pittore che si chiama Turchi, un altro caravaggesco veronese, e poi nel museo ci sono le storie della Gerusalemme liberata di Finoglia, che è un vero caravaggesco. Poi il caravaggismo è più arrivato a Napoli, dove Caravaggio è stato, mentre in Puglia non è passato, e non ci sono opere né sue né di allievi stretti, salvo Finoglia. Però quest'isola Conversano, questo gruppo di opere caravaggesche, sono comunque il segnale che anche in Puglia è arrivato il caravaggismo. In questo momento a Lecce c'è una mostra curata da, credo, un mercante d'arte che studia il caravaggismo con opere che in qualche modo hanno riguardato la Puglia. E quindi, diciamo, non è la regione più influenzata e più legata a lui, però certamente ci sono dipinti caravaggeschi anche qua. Dopo l'indiscusso successo nei giorni scorsi della prima sezione nella storica sede di Polignano a Mare, sono attesi anche sul palco dell'antico borgo autori internazionali e personalità di spicco della cultura e dell'imprenditoria. Io sono particolarmente grato agli organizzatori del Festival del Libro Possibile, a chiunque quest'estate stia riuscendo a organizzare incontri e festival come questo in circostanze evidentemente molto complicate, ma erano circostanze e occasioni di cui avevamo molto bisogno, incontrarci, guardarci in faccia, parlarci così, e so che è molto complesso, quindi sono molto grato e speriamo appunto che di non avere più la stessa nostalgia per questi incontri che abbiamo avuto nell'ultimo anno e mezzo. È importante portare la cultura al sud, in questi luoghi, e il Libro Possibile è su questo continuo. In questa tradizione. Poi io amo la Puglia, vado spessissimo un po' più giù, e quindi è una regione veramente bella, sono felice di poter essere qui.